Ciao a tutti, in questo video parleremo della blockchain di Bitcoin. Vedremo come funziona, come è fatta e quali sono i vantaggi nel suo utilizzo. La tecnologia della blockchain venne ideata nel 1991 da due ricercatori americani ed era stata inizialmente pensata per vittimare i documenti digitali in modo che non fosse possibile retrodotarli o manometterli. Tuttavia, la tecnologia della blockchain rimase inutilizzata fino al 2008, quando venne concettualizzata e poi implementata l'anno seguente da Satoshi Nakamoto, per creare la prima criptovaluta digitale della storia, il Bitcoin. Una blockchain è un registro di contabilità digitale condiviso e decentralizzato, che semplifica il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni. È consultabile da chiunque faccia parte della rete, e possiamo memorizzarne all'interno di essa dei record di dati, chiamati transazioni, in maniera sicura, verificabile e permanente. Se questo non vi è chiaro, potete immaginarlo come un enorme database, un archivio di dati, che invece di essere fisicamente in un solo posto o in pochi posti, è distribuito in tanti posti. In una blockchain, una volta che delle informazioni vengono registrate all'interno, sono molto difficili da modificare. Il termine blockchain, che possiamo tradurre come catena di blocchi, ci fa già capire il suo funzionamento. La blockchain non è altro che blocchi contenenti informazioni collegati fra loro. Ogni blocco della catena contiene fondamentalmente tre cose. La prima sono i dati che vengono contenuti in quel blocco e il tipo di dati contenuti nel blocco dipende dal tipo di blockchain. La blockchain di Bitcoin, ad esempio, memorizza qui i dettagli di una transazione come emittente, destinatario, ora. Sequenza e la quantità di bitcoin che viene scambiata. La seconda è l'hash, una stringa di numeri e lettere che identifica quel blocco e il suo contenuto e che è sempre unica come una specie di impronta digitale. Ogni volta che viene creato un nuovo blocco, viene calcolato un nuovo hash, unico e specifico per quel blocco. E se qualche dato all'interno di esso dovesse essere cambiato, anche l'hash cambierà. La terza cosa è l'hash del blocco precedente ed è la presenza di questo hash all'interno di ogni blocco. A creare la catena ed è anche questo che rende la blockchain così sicura. Vediamo ora con un esempio come funziona la catena di una blockchain: che possiamo descriverla come un registro di contabilità in cui ogni blocco è collegato ad altri blocchi nell'ordine di creazione mediante la criptografia. Per capirlo, qui vedete rappresentati tre blocchi di una blockchain di bitcoin: ogni blocco contiene un hash e l'hash del blocco precedente. Quindi il blocco numero 3 farà riferimento al blocco numero 2 e il blocco numero 2 farà riferimento al blocco numero 1 il primo blocco invece è una cosa diversa dagli altri perché non potendo puntare a nessun blocco precedente infatti viene chiamato genesis block se per esempio il secondo blocco venisse in qualche modo modificato da un hacker l'hash di quel blocco verrebbe automaticamente cambiato di conseguenza, il blocco 3 non sarebbe più valido perché non conterebbe più l'hash valido del blocco precedente, compromettendo in questo modo anche la validità di tutti i blocchi successivi. Nonostante funzioni bene il sistema degli hash, da solo non è sufficiente prevenire manomissioni. I computer di oggi infatti sono estremamente veloci e possono calcolare centinaia di migliaia di hash al secondo e quindi si potrebbe efficacemente manomettere un blocco e ricalcolare tutti gli hash degli altri blocchi per rendere nuovamente valida la blockchain. Per evitare questa eventualità la blockchain di Bitcoin utilizza un protocollo critografico chiamato proof of work, in italiano prova di lavoro. La proof of work richiede a chi vuole creare nuovi blocchi di eseguire dei calcoli complessi, mentre richiede poco lavoro a chi li deve verificare. Questo rende molto più difficili eventuali operazioni di hackeraggio della blockchain. Nel caso di Bitcoin occorrono circa 10 minuti per calcolare la proof of work e aggiungere un nuovo blocco alla catena, il che rende molto difficile manomettere i blocchi, perché se si volesse manomettere un blocco oltre al calcolo degli hash, sarebbe necessario ricalcolare anche la proof of work per tutti i blocchi seguenti e per farlo sarebbero necessari tempi lunghissimi. Per poter creare un nuovo blocco nella blockchain proof of work è necessario disporre di molta potenza di calcolo ed energia elettrica. Nel 2018 minare un bitcoin in Germania costava in media 12.000 euro. Per mining intendiamo quel processo dove degli utenti o nodi sono chiamati miners. In italiano minatori perché controllano e verificano l'accuratezza di una transazione. In questo processo i miners sono incentivati ad agire in modo da portare beneficio a tutta la community di Bitcoin perché in questo caso l'onestà paga. Ma quanto paga? Paga abbastanza. Per ogni blocco vengono inserite le transazioni con la commissione più alta. In più viene assegnata una ricompensa di blocco che attualmente è di 6,25 bitcoin e viene dimezzata ogni 4 anni circa. Per questo motivo, essere il primo a minare un blocco nella blockchain di bitcoin è come una corsa all'oro, a cui partecipano simultaneamente migliaia di miners in tutto il mondo. Ma c'è un'altra caratteristica della blockchain che ne garantisce la sicurezza, e cioè la decentralizzazione. A differenza del nostro sistema monetario basato sulla centralizzazione, quindi controllato e gestito da un ente centrale, la blockchain si basa su un sistema decentralizzato. Questo significa che è possibile effettuare operazioni senza intermediari, con regole proprie, predeterminate, in cui le autorità non possono intervenire. Una blockchain come Bitcoin usa una rete peer-to-peer, -peer, per chi non presente cosa sia, funziona in maniera uguale a alcuni programmi di condivisione come Emule, Torrent o altri, alla quale chiunque può accedere e partecipare. Chi si unisce a questa rete diventa un nodo e ottiene una copia completa del blockchain e può verificare che tutto sia regolare verificando tutte le transazioni all'interno di un nuovo blocco. A questo punto il blocco contenente le transazioni verrà inviato a tutti gli altri nodi che ne verificheranno la validità e decideranno se aggiungerlo o respingerlo. Ma quali sono i vantaggi di utilizzare una blockchain? Sostanzialmente sono 4. Maggiore fiducia perché i dati sono condivisi e pubblici e non c'è bisogno di nessun intermediario. Infatti parliamo di sistema trustless. Maggiore sicurezza. Le transazioni convalidate sono immutabili, nessuno potrà cancellarle e resteranno registrate nella blockchain per sempre. Non solo su un computer, ma su tutta la rete, grazie alla decentralizzazione. Più efficiente. Lo scambio di dati avviene in tempo reale. Più tracciabilità e trasparenza. Ogni soggetto all'interno della rete può visualizzare qualunque importo, mittente e destinatario di qualsiasi transazione. Tutte le transazioni sono registrate in modo immutabile e segnate con data e ora. Questo permette di visualizzare l'intera storia di una transazione ed elimina ogni possibilità di frode. Al giorno d'oggi le blockchain proof of work come quella di Bitcoin sono la minoranza, perché il sistema più diffuso usa il metodo proof of stake, meno energivoro e più veloce, ma meno sicuro. Ad oggi le blockchain vengono principalmente utilizzate per registrare transazioni di criptovalute, ma possono essere utilizzate e adattate per conservare in sicurezza qualsiasi tipo di dati. Le applicazioni più importanti riguardano finanza, pagamenti, e cyber security, nel mondo delle opere d'arte digitali firmate. I famosi non fungible token o NFT possono essere usati anche nell'ambito sanitario per la gestione di anagrafiche di pazienti, tracciabilità dei farmaci, dati genetici, passaporti sanitari e molto altro. Oppure per verificare e aumentare i controlli nella supply chain della filiera alimentare o per il tracking del settore logistico. Per finire, un giorno potrebbe anche venire meno la figura del notaio, perché si potrebbero firmare contratti senza che ci sia un terzo a far da garante. Queste sono solo alcune cose, perché i campi di applicazione sono moltissimi e ogni giorno nascono nuove idee e progetti. Ok, con questo video abbiamo visto una panoramica degli aspetti fondamentali di una blockchain proof of work come Bitcoin. Spero che questo video vi sia stato utile, se avete delle domande scrivetemi pure nei commenti. Ci vediamo al prossimo video!